E se cominciassimo con uno spritz? Libertà. Oggi parliamo di libertà. Libertà. Oggi parliamo di libertà. Non parliamo del bellissimo romanzo di Jonathan Franzen, e dimenticatevi tutte le catene, la schiavitù. Sì, non parleremo di quel tipo di libertà, nel senso che è piuttosto facile parlare di questo tipo di libertà. Libertà al cinema viene in mente Braveheart, il buon William Wallace interpretato da Mel Gibson, vengono in mente L'Amistad, il terrificante film di Steven Spielberg, viene in mente 12 anni schiavo recentemente, insomma un sacco di altri film. Un'altra cosa che viene in mente subito potrebbero essere i film di evasione. Uno su tutti che mi viene in mente spettacolare è Fuga di mezzanotte del meraviglioso Alan Parker. Un film molto tosto, però non parliamo di questo, quindi non parliamo di Fuga da Alcatraz, non parliamo di Le ali della libertà con Tim Robbins, insomma ci occuperemo di un tipo di libertà un pochino più sfaccettata, perché ormai l'intento, l'avete capito, è quello di proporvi qualche titolo un po' meno, un po' più desueto, un po' meno battuto, insomma un po' fuori dalle strade principali. Don't dream it. Be it. Don't dream it. Be it. Don't dream it. Be it. Don't.
dream it, be it. Don't dream it, be it. Don't dream it, be it. Don't dream it. Ecco, fuori dalle storie principali, mi contraddico immediatamente perché il primo film di cui andiamo a parlare è The Rocky Horror Picture Show del 1975 di Jim Sharman. Oddio, fuori dalle storie principali, questo film lo conoscono tantissimi, ma perché è un cult. In realtà tanta gente, anche amanti del cinema, non l'hanno mai visto. Non che sia un film splendido, un film spettacolare. Però è veramente ha lo status di cult, cioè è un film che negli anni si è imposto l'immaginario collettivo, portando avanti una sua immagine, estremamente riconoscibile. Rocky Horror parte a teatro, comincia off Broadway, poi lentamente monta, diventa un successo, grazie alle splendide canzoni, scritte da Richard O'Brien, che nel film interpreta Riff Raff, il maggiordomo, e successivamente nel 75 diventa un film, mantiene il cast e soprattutto per il personaggio di Frankenfurter, cioè Tim Curry, il meraviglioso Tim Curry. Ecco, nel film c'è una cosa che rimane assolutamente impressa, è il personaggio principale, quello del conte. In brevissimo la trama, di che cosa racconta? Racconta di due fidanzatini che nel bel mezzo di una notte di tragenda in cui tuoni, fulmini, saette e pioggia a catinelle, rimangono in pane con l'auto. Cercano rifugio e lo trovano in un castello che sembra, come recita una canzone del film, un castello, il castello di Frankenstein sembra. Ci entrano e quello che non sanno i nostri amici è che all'interno si sta celebrando una notte molto molto speciale. Cioè la notte in cui il barone Frankenfurter, che è del pianeta Transsexual della galassia di Transilvania, sta creando la sua creatura, un suo mostro. Ovviamente il mostro non assomiglia per nulla a Frankenstein, ma è bellissimo, biondissimo e palestratissimo. E lui ha creato il suo boy toy, diremmo oggi, cioè il suo oggetto sessuale. Da qui in poi, dal momento in cui i due fidanzatini si aprono a questa svolta narrativa, il film è un susseguirsi di licenziosità, di cambi di genere. Frankenfurter sì, sedurrà la fidanzata, ma anche Brad, che è il fidanzato, lei si farà sedurre a sua volta anche da Rocky, che è la creatura. Insomma, il film inizia ad accumulare una serie di incastri sessuali solo, fino ad arrivare a un finale tragico che ricorda tantissimo i B-movie. Infatti nel finale, come in King Kong, la creatura si prenderà sulle spalle Frankenfurter, ormai morto, e insieme cercheranno di scalare la torre dell'area KO. Moriranno entrambi. Insomma, è un film bello, sinceramente bello. Chi non l'ha visto lo guardi, perché fa parte della storia del cinema. Pur non essendo un film con doti di regia particolari, anzi assolutamente, però le canzoni sono molto molto belle. A partire dall'inizio, con questa bocca sensuale, che si può vedere alle mie spalle tra l'altro, che canta Science Fiction Double Feature, che è la canzone di titoli, e già la canzone di titoli regala una sequela di citazioni di film di serie B che è tutta da gustare. Ma perché c'è The Rocky Horror Picture Show? Perché come abbiamo visto nella clip che vi ho appena mostrato, questa canzone dice «Don't dream it, be it», «Non sognarlo, siilo». Ecco, la libertà di essere, partiamo proprio da qui, la libertà di essere ciò che si è veramente, ciò che si è intimamente, e non aver paura di essere anche qualcosa di diverso da quello che si è sempre stati. Non mi viene in mente un modo migliore per cominciare un excursus sui vari tipi di libertà. La libertà di essere, con The Rocky Horror Picture Show. Quanto a voi due e ai problemi che dovrete affrontare, a me sembrano quasi inimmaginabili. Ma tra questi io non ci sono. E sono anche convinto che quando Cristina e io e sua madre avremo il tempo di parlargli, neanche suo padre sarà più un problema. Voi però lo sapete, e io so che lo sapete.
Che cosa sfidate? Ci saranno 100 milioni di persone qui negli Stati Uniti che si sentiranno disgustate, offese e provocate dal vostro atto. E queste persone ve le troverete sempre contro, senza un giorno di sosta per tutta la vita. Potrete cercare di ignorarne l'esistenza, o potrete sentirne pietà per i loro pregiudizi, la loro bigotteria, il loro odio cieco, le stupide paure. Ma quando sarà necessario, dovrete saper stare stretti l'uno all'altro e fare pernacchie a questa gente. L'avete, spero, riconosciuto tutti. Indovina chi viene a cena. 1967 di Stanley Kramer, con Catherine Hepburn, Sidney Poitier e il grandissimo Spencer Tracy. Potremmo chiamare questo capitolo, diciamo, la libertà di amare. Sì, amare chi vogliamo. E nel 67, guardate, non era scontato. Questo era un film che veramente rompeva qualche cosa e andava controcorrente. L'idea che un uomo e una donna di una diversa pigmentazione, come dice anche Spencer Tracy, stessero insieme, decidessero di sposarsi e di fare dei figli, era una cosa assolutamente fuori discussione. Era un film di una modernità che anche adesso ce lo sogniamo. Se ci pensate, in alcuni momenti, alcuni dialoghi, alcuni scambi anche che ci sono tra padre e figlio, per esempio, tra Sidney Poitier e suo padre, sono di una modernità che ritroviamo alcuni tratti di quello che si dicono anche oggi. Il film è splendido. Il film è, se vogliamo, un inno all'amore, ma non solo, è un inno alla tolleranza, all'annullare le barriere della razza, perché non hanno nessun senso di esistere. E il personaggio di Spencer Tracy, che va ricordato, questo è il suo ultimo film, lui tra l'altro non lo vedrà nemmeno al cinema, non lo vedrà neanche finito, perché morirà alla fine delle riprese. Il film uscirà, che Spencer Tracy purtroppo era già morto. E Spencer Tracy dà un'interpretazione di questo padre che inizialmente si oppone in modo molto duro a questa unione, perché sa a che cosa vanno incontro, ma non solo, lui stesso non è convinto, a lui stesso dà fastidio questa cosa, perché stona dal suo punto di vista, però lentamente nel corso della giornata, di questa lunga giornata, cambia opinione perché capisce che il fatto che io sia bianco e tu sia nero non ha nessun significato di esistere, non può essere una differenza, non può essere considerata una differenza. Le differenze sono altre, non possono essere determinate da un colore. E Spencer Tracy lo capisce e alla fine benedice l'unione dei due giovani, come abbiamo appena visto. Se volete capire veramente l'inutilità di una parola come razzismo o come razza, ecco, guardatevi Indovina chi viene a cena. Spesso e volentieri un film commedia come questo, alla fine dei conti, ci regala più verità sulla razza, sul razzismo, sulla diversità, piuttosto che tanti, tantissimi altri film più impegnati, più blasonati e anche più titolati. Cito semplicemente questa differenza, perché sarà l'ultima volta che parliamo di razza in questa puntata, dopo non ne parleremo più. Però pensate a due film molto molto diversi, che entrambi parlano di razzismo ed entrambi sono recenti, quindi forse li avete visti. Lincoln di Steven Spielberg e Django Unchained di Tarantino. Ecco, Lincoln parla del razzismo chiudendolo in aula di tribunale, facendo dissertazioni filosofiche lunghissime. Django non ne ha bisogno, Tarantino non ne ha bisogno. Tarantino prende il genere e lo usa per dimostrarti quanto faccia schifo il razzismo, quanto sia sbagliato, quanto sia una cosa da deficienti, pensare che una diversa pigmentazione determina una superiorità. Insomma, ecco, questa è una cosa che io amo. Amo i registi che usano il genere, commedia, fantascienza, per dire qualcos'altro, per raccontare qualcos'altro. Ecco, Indovina chi viene a cena, pur essendo un film estremamente canonico, alla fine anche drammatico, però è sotto sotto una commedia e usa le trappole della commedia, gli stilemi della commedia e i trucchi della commedia per raccontare alla fine una storia di razzismo.
Passiamo alla libertà di sapere. Essi vivono, del maestro John Carpenter, 1988. La storia è quella di un operaio edile che in piena crisi economica si trova a vagabondare in un'America depressa e sempre più povera, da un lavoro all'altro. Finché non giunge in una cittadina, trova lavoro e viene accolto in una specie di baraccopoli dove ci si sistema la bella e meglio per passare la notte, avendo solo un posto da dormire in mezzo a un campo. Quest'uomo scopre, che Roddy Piper tra l'altro da poco anche scomparso, quest'uomo scopre che nella chiesa limitrofa a questo campo dove lui vive ci sono degli strani movimenti. Vede gente che entra e esce con degli scatoloni. Basta, non sa altro. Trova il modo di mettere le mani su uno di questi scatoloni perché pensa che contengano qualcosa di illecito o di prezioso e scopre che dentro sono solo degli occhiali da sole. Stupito, basito, anche abbastanza irritato, prende lo scatolone che ha rubato, lo nasconde, si prende un paio di occhiali da sole e gira per la città. È una bella giornata, c'è il sole, come avete visto, e lui non fa altro che inforcare gli occhiali. Ecco, nel momento in cui fa questo, la sua prospettiva cambia da così a così. Come abbiamo detto, la libertà di sapere. Ecco, lui scopre che il mondo non è quello che lui conosce. Il mondo è stato colonizzato da alieni, il presidente è un alieno, tantissima gente intorno a lui sono alieni, soprattutto i ricchi, soprattutto quelli che sfruttano gli altri, e il mondo è una serie di messaggi subliminali che ti dicono obbedisci, spendi, procrea, non farti domande, guarda la televisione. Ecco, quello che fa Roddy Piper a questo punto, quello che gli fa fare il grandissimo John Carpenter, è prendere un fucile, andare in banca e uccidere gli alieni. Non solo in banca, però il primo posto da cui comincia è proprio la banca, ed è interessante pensare questo. Da qui il film inizia veramente a volare, decolla, ed è geniale. È uno dei film più belli di Carpenter in assoluto, una delle vette più alte a cui il maestro arriverà. Ed è splendida l'idea che ci sta dietro, l'idea che un uomo qualunque possa, inforcando un paio d'occhiali, scoprire che il mondo non è quello che pensava fosse. È splendida l'idea che il capitalismo, l'edonismo, siamo nell'88, non scordiamocelo, stesse succhiando la vita ai poveri. Lui infatti fa parte della classe operaia, o è un lavoratore molto umile, e che i poveri decidano di armarsi contro questa cosa per sovvertire quest'ordine. Insomma, un film splendido, un film veramente, veramente bellissimo. E anche un'altra volta usa il genere fantascientifico, per raccontare qualcosa di diverso, cioè per raccontare una parabola sull'esistenza umana, sulla lotta di classe.
1975 Miloš Forman fece questo film splendido, Qualcuno volò sul nido del cuculo, che racconta alla fine dei conti, soprattutto nel finale che abbiamo appena visto, la libertà vista come utopia. Alla fine, grande capo riesce a fuggire, sfonda la finestra, sfonda la barriera che lo tiene prigioniero e fugge. Prima libera il suo compagno, libera Jack Nicholson, e poi fugge. Questo finale, che è la storia del cinema, con questa colonna sonora così cadenzata, così scandita, riporta veramente all'utopia, riporta a qualcosa che non c'è. Il finale con grande capo che fugge nella prateria verso chissà cosa, probabilmente la libertà di cui stiamo parlando, però forse è una libertà vera, lo riacciufferanno, lui va verso il tramonto, verso l'alba, perdonate, lui va verso l'alba, ma chissà, è un'alba di promesse oppure no, o è solo una fuga, insomma un film che c'entra tanto con la libertà. Di che cosa parla in 3 secondi? Qualcuno lo sogno del cuculo racconta la storia di un piccolo criminale da strapazzo, che è Jack Nicholson, che trova il modo di farsi rinchiudere, invece che in galera, in un ospedale psichiatrico. Quello che non sa è che si è buttato direttamente in un girone infernale, in un girone infernale in cui esistono ancora l'elettroshock, in cui lui verrà guardato a vista per determinare se sia pazzo oppure no, e un girone infernale fatto di povere menti, di pazzi, se così vogliamo chiamarli, che hanno bisogno di un leader carismatico come lui per abbracciare questa pazzia e renderla normale. Ecco, lui soprattutto si prenderà a cuore 2 personaggi in modo particolare. Brad Dourif, che è un ragazzino, era un ragazzino all'epoca del suo debutto, molto insicuro, con un rapporto con la madre estremamente conflittuale ed estremamente complicato, e il già citato grande capo, un indiano possente, altissimo, apparentemente muto, apparentemente, perché anche grande capo finge di essere pazzo, in realtà non lo è. Insomma, tutto questo purtroppo arriverà a un epilogo estremamente tragico, che però ha quel soffio di speranza e di utopia nel finale, in cui il personaggio proprio dell'indiano riuscirà a fuggire. Un film toccante, un film non facile, perché comunque mette in campo tutta una serie di sentimenti e di contrasti che sono difficilissimi da gestire. È un film che ti mette veramente a dura prova. E Jack Nicholson è straordinario. Insomma, un grande, grandissimo film del compianto Miloš Forman. Ricordiamo di Forman anche Amadeus, ma non solo, Larry Flint, Ragtime, Valmont, insomma, e anche lo splendido Man on the Moon con Jim Carrey, anche quello un film bellissimo. Questo è il sistema di trasmissione d'emergenza che annuncia l'inizio dello sfogo annuale. Sì. Al suono della sirena, ogni crimine, incluso l'omicidio, sarà legale per le successive 12 ore. Tutti i servizi d'emergenza saranno sospesi. Il governo vi ringrazia per la vostra partecipazione. Oddio. E siamo giunti alla libertà di fare tutto ciò che vogliamo. Quale film migliore per raccontare questa cosa che un film molto recente, del 2014, The Purge Anarchy, in italiano La notte del giudizio anarchia. Ecco, titolo abbastanza truce. Di che cosa racconta? Intanto è il capitolo secondo di un altro film che si chiama appunto The Purge, ed era diretto sempre da James De Monaco, esattamente come questo. Racconta in un futuro molto vicino, negli Stati Uniti d'America, per 12 ore viene istituita la purga, cioè
per 12 ore la legge se ne lava le mani, smette di esistere. Quindi ognuno può farsi giustizia da solo per qualsiasi cosa. Qualsiasi tipo di crimine è accettato. Possono esserci omicidi, rapine, saccheggi, torture, stupri, qualsiasi cosa. Per 12 ore l'essere umano è libero di fare tutto ciò che vuole. La legge e la giustizia non lo toccheranno per quelle 12 ore. L'assunto del film è veramente geniale. Il primo capitolo era più carpenteriano, era molto chiuso all'interno di una casa e come protagonista c'era Ethan Hawke. Nel secondo film la prospettiva si allarga e usciamo per le strade. Ma contrariamente a quello che potrebbe sembrare, e inizialmente lo temevo, il film non è una rincorsa, protagonisti che corrono, che fuggono, no, non è così. Il film, se è possibile, diventa ancora più polemico rispetto al primo. Non riflette solo sul secondo emendamento, di quanto sia sbagliato il fatto di possedere armi e legalizzare tutto questo, ma no, racconta anche di come questa cosa, questa purga, questo sfogo, in italiano viene chiamato sfogo, serva per pulire gli strati sociali più poveri. Cioè, in un'economia in difficoltà, i soldi vengono spesi soprattutto per sostentare i poveri. Eliminando i poveri, e così facendo, istituendo anche delle squadre che appositamente si occupano di questo, di eliminare i poveretti, ecco, l'economia andrà perfettamente. Ecco, racconta questo The Purge Anarchy. Ecco, è un messaggio, se ci pensate, molto 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 forte, soprattutto anche perché a un certo punto vediamo che i poveri si armano e cercano di resistere e combattere questa cosa. Peccato per il finale è un pochino troppo trallucevino per i miei gusti, però. E l'essere umano, che è terribile, è un animale alla fine, ne approfitta e il peggio di ognuno di noi viene fuori e viene fuori alla grandissima. Un film sottovalutato, ma sinceramente da non perdere. Get up, Jerry! Everybody's ready! Hey! It's incredible. The pilots are black. I'm black. The whole plane is black. And we're not crashing. Oh. Dave, it's me, Hal. I'm afraid I can't open the pod doors, Dave. Why don't you take a jog around the space capsule? Okay, I'm ready. Go. E arriviamo a Be Kinder Wind, non so quanti di voi l'abbiano riconosciuto, che è un piccolissimo film del 2008 di Michel Gondry. Michel Gondry è lo stesso che farà anche Se mi lasci ti cancello, o chiamiamolo col suo titolo originale, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Questo Be Kinder Wind è un filmino veramente delizioso, piccolo, interpretato da Jack Black, c'è Mia Farrow, c'è Danny Glover, però... come molti molti film di Gondry, è geniale, ecco. Di che cosa parla? Racconta della smagnetizzazione casuale dei VHS di una videoteca, situata in un piccolissimo quartiere di una parte povera della città. Questa smagnetizzazione fa sì che i due commessi che hanno, scusate il gioco di parole, commesso il fattaccio, si adoperino per rigirare i film,
ovviamente alla loro maniera. Ed è la parte che avete appena visto. King Kong, 2011 nello spazio, c'è cioè Man in Black. Insomma, con piccoli escamotage di regia geniali, rigirano i film, che durano ovviamente un quarto d'ora, 20 minuti, però rigirano a loro modo. Questo modo di rigirare da capo avrà ancora più successo dei film originali e la videoteca decolla. Inizia a noleggiare, vengono a chiedere sempre più film, sempre più reinterpretazioni. Ecco, questo modo di interpretare e reinterpretare il cinema, abbastanza tipico di Gondry, è quanto di più vicino ci sia al fare vero cinema, cioè prendere il mezzo, che è la macchina, è solo la macchina da presa, il mezzo, nient'altro, ed esaltarlo con quello che ci si mette dentro. In questo caso, e arriviamo anche al perché questo film è presente in questa playlist ideale, è la libertà di sognare, ecco. La libertà di prendere i propri sogni, i sogni di cinema, e concretizzarli. Il film non fa nient'altro che questo. Prende delle storie e le concretizza, le rende reali. Davvero l'hai fatto tu? Sì. Sarà un posto dove accadrà solo quello che vuoi che accada, veramente. Lo possiamo costruire noi un posto così. Qui è tutto tuo, sei il padrone di questo mondo. Tu non sei davvero un re, eh? E dopo aver parlato di Michel Gondry, parliamo di un suo amico, Spike Jonze, con un film del 2009, Nel paese delle creature selvagge. E parliamo della libertà di crescere, Zar, che è tratto da un libro per bambini. Quando dico libro per bambini, non intendo i libri di Roald Dahl, per intenderci, che sono romanzi per bambini. No, sto veramente parlando di un libricino illustrato di 10 pagine per bambini. Splendido. Racconta la storia di Max, un bambino che va in giro, ama andare in giro con una specie di tuta da lupo, che ha un grosso conflitto in famiglia da risolvere. Si capisce che la mamma e il papà si sono lasciati da poco, la sorella più grande non lo calcola, sta sempre insieme ai suoi amici, e Max è solo, terribilmente, terribilmente solo, e cerca un'identità. Però non la riesce a trovare. In mezzo a questa ricerca ha dei conflitti ferocissimi con la madre, anche molto molto violenti. Talmente violenti che una sera, quando la madre cercherà un approccio con un uomo col quale è uscita, Max andrà fuori darà fuori di matto. E lui se ne andrà arrabbiatissimo, troverà una barca, seguirà la corrente e arriverà in un'isoletta, in un'isola, dove abitano delle creature enormi, pelose, che anche loro hanno un problema da risolvere. Hanno un grossissimo problema da risolvere, in quanto il gruppo che loro formavano si è sfaldato, a causa degli egoismi di queste creature. Max si proclamerà re, asserendo di poter cambiare le cose e dare un ordine a tutto quanto, per poi rendersi conto che non potrà farlo. Non potrà risolvere i problemi di tutti, esaudire i desideri di tutti, e che gli egoismi e le diversità caratteriali salteranno di nuovo fuori. È un film toccante perché racconta veramente la crescita, cioè quel momento in cui un adolescente si rende conto che non può più permettersi di perdersi in se stesso e basta, ma deve iniziare a guardarsi intorno e accettare quello che intorno ci sta. Il fatto che Max sia così preso da se stesso all'inizio del film e che alla fine del film invece abbracci la sua famiglia, abbracci di nuovo sua madre e venga riaccolto nel ventre materno, quindi la libertà veramente di capire il mondo
abbracciare il mondo e finalmente crescere. Conoscete la signora Calmet? Molto lieta. Piacere. Piacere, signora. Piacere. Se volete accomodarvi, venite. Dunque, signora Calmet, lei si mette là, Elisabeth là, lei professore alla mia destra, Charles fra la signora Calmet ed Elisabeth, e tu, Sophie, vieni qui, passerotto mio, qui, vieni, su, ma sedetevi, prego. L'altra sera siamo stati all'opera a vedere Tristano e Isolda. Data bene? Magnificamente. Carlotta Angelici è stata travolgente. Che voce, che fascino. Peccato che sia leggermente ingrassata. Volete una sigaretta? No, grazie. E lei? Volentieri, grazie. E finalmente parliamo di libertà al cinema. Chi meglio di Louis Buñuel può parlare di... può introdurci a questo tipo di argomento? Il suo Fantasma della Libertà, che avete appena visto, è un film estremamente scollegato e scombicchierato. Ogni segmento che lo compone è un'assurdità a parte. Quello che avete appena visto, dove queste persone vengono invitate a una cena estremamente formale, poi in realtà si siedono su dei water, è come se fosse un desco, e poi la scena continua con uno dei commensali che timidamente si avvicina alla cameriera e chiede dove si trovi la stanza da pranzo. La cameriera gliela indica, lui va in uno stanzino come se fosse un bagno, una toilette, e mangia. Ecco, questo ribaltamento è tipico di Buñuel. Buñuel, non stiamo a parlarne qui perché non ho neanche le qualifiche per farlo, però ecco, il suo cinema assurdo, il suo cinema surreale, a partire da un Chien Andalou fatto con Dalí, L'Âge d'Or fatto sempre con Dalí, fino ad arrivare a questo e anche al fascino di Scritta della Borghesia, ma non solo, Bella di Giorno. Insomma, Buñuel ha veramente scardinato il cinema. Pensate a un film come L'Angelo Sterminatore, che racconta la storia di un gruppo di persone che non possono fisicamente abbandonare una stanza dopo una festa. Non possono, non ce la fanno, c'è qualcosa che glielo impedisce. Non è che ci siano dei muri, no, sono semplicemente impossibilitati ad uscire. Non ce la fanno, non se la sentono, protraggono questa cosa all'infinito. Ecco, Buñuel era uno che scardinava tutto alle mani. Il fascino di Scritta della Borghesia è la storia di un gruppo di borghesi, appunto, che non riescono mai a finire un pranzo o una cena. Ogni volta che si trovano non riescono mai a finire di mangiare, mai, vengono sempre interrotti, sempre, niente di più. Ecco, questo era Buñuel, prendeva i luoghi comuni e li ribaltava, era veramente un surrealista. E quindi libertà al cinema. Io consiglio di recuperare tutti i film di Buñuel, tutti quanti, perché tutti quanti ci insegnano qualche cosa. E soprattutto sono uno spasso da guardare. Una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo. È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di togliersi i capelli. Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. Ah sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura. La paura però non li fa scappare. No, ma li rende pericolosi. Ci avviamo verso la fine di questa nostra cavalcata e arriviamo al titolo che onestamente mi ha dato il là
per questo argomento, cioè Easy Rider, del 1969 di Dennis Hopper. Qui parliamo della libertà che fa paura, paura della libertà. Il dialogo che avete appena sentito racconta proprio questo, e l'intera parabola di Easy Rider, che alla fine è un road movie, racconta questo. Pensate al finale tragico, in cui i nostri due protagonisti vengono uccisi così, in modo spregiativo, veramente presi a fucilate, con noncuranza, da due villici che passano. Ecco, il film insiste spesso su questa cosa, e ci sono un paio di sequenze all'interno del film in cui viene veramente messa alla berlina la società americana. Quella società americana, non dovete pensare alle grandi città, a New York, a San Francisco, a Los Angeles, no, dovete pensare alla provincia, a una provincia talmente chiusa in se stessa, talmente radicata, con regole proprie, in cui il cappellone, il diverso, è visto veramente come feccia, come qualcosa da eliminare, perché, come dice Jack Nicholson, nella parte che avete appena visto, rappresenta la libertà di scelta, e quella libertà di scelta, per chi scelta non ne ha, va eliminata. Ecco, il film è una riflessione su questo, è una riflessione sull'America peggiore. Siamo anche in un anno molto delicato, il 1969, quindi l'America stava attraversando un periodo estremamente delicato, in cui stava iniziando a riflettere su determinate cose, stava cercando di sovvertire. Ecco, Easy Rider è una parabola lisergica su questa cosa, è una riflessione sull'America più becera, più sbagliata, più provinciale, l'America che è segregazionista, l'America del secondo emendamento, in cui tutti hanno una pistola in casa e non hanno paura ad usarla, anzi è giusto che sia così, un'America che si fa le proprie leggi e che applica la giustizia a modo suo, che pensa di essere infallibile, di poter fare tutto ciò che vuole e di poter epurare e cancellare tutto quello che non va bene. Ecco, Easy Rider è questo. Easy Rider è ancora oggi, a tantissimi anni di distanza, un film che è una mattonata. I nostri due protagonisti, così puri alla fine, così veramente liberi, due cowboy sulle loro motociclette che bivaccano nel deserto, niente di più, Billy e Capitan America, che attraversano gli Stati Uniti alla caccia della libertà, vogliono arrivare in Florida, vengono fermati dall'odio, dalla violenza. Ecco, Easy Rider, ancora oggi, del compianto Dennis Hopper, che se n'è andato qualche anno fa, è un film straordinario, un film di una bellezza lancinante. Gli studenti di Elsham sono speciali. Ognuno di voi non farà altro che vivere la vita che è stata predisposta per lui. Diventerete adulti, ma solo per poco. È giusto che sappiate chi siete e perché siete stati creati. Solo così potrete vivere una vita dignitosa. Quando ci fu rivelata la verità, tra noi cambiò tutto. Voglio concludere questo excursus lunghissimo con un altro piccolo film del 2010, Non lasciarmi, Never Let Me Go, in originale, di Mark Romanek. Ci sono attori straordinari, Cary Mulligan, c'è Keira Knightley e c'è Andrew Garfield, che diventerà dopo, successivamente a questo film, il nuovo Amazing Spider-Man, quindi forse i più giovani lo ricorderanno per quello. Il film racconta di una società contemporanea alla fine, però diciamo un futuro distopico, contemporaneo al nostro, in cui vengono cresciuti dei cloni, dei ragazzi, dei bambini e delle bambine, vengono cresciuti, ma sono dei cloni, sono semplicemente delle parti di ricambio, vengono cresciuti per questo, vengono cresciuti per poter subire dei trapianti quando servono alle parti originali, ecco. Quando un essere umano, e quindi dotato di anima, secondo il corollario del film, ha bisogno di un trapianto, questi ragazzi, diventati ormai adulti, iniziano a subire trapianti, fegato, polmoni, reni, tutto quello che serve viene preso da loro. Ecco, è un film straziante. È un film straziante perché accomuna questo tipo di ragionamento, che se ci pensate è agghiacciante,
con una serie di altre riflessioni che raccontano l'amore, raccontano l'arte, le speranze, la vita di questi giovani. Perché questi giovani, che impariamo a conoscere fin da piccoli, hanno le stesse speranze e la stessa voglia di crescere, di amarsi, di sposarsi, che ha ciascuno di noi. E il fatto che siano cloni, invece, li penalizza a tal punto che chi li ha messi in questa condizione pensa che siano veramente solo parti di ricambio e nient'altro, oggetti senza anima, quindi sacrificabili. È che il film ragiona su tutto questo e lo fa con una delicatezza, con una levità anche, mi viene da dire, straordinaria. Quindi il capitolo finale di questo nostro ragionamento si potrebbe intitolare "La libertà forse alla fine non esiste", perché nessuno di noi forse alla fine è veramente libero. E anche il film, che è tratto da un romanzo di Ishiguro, che è lo stesso che ha scritto Quel che resta del giorno, e si vede anche lì l'impossibilità di scegliere, anche lì l'impossibilità di cambiare qualche cosa di prestabilito. Io sono un maggiordomo, resto un maggiordomo, questo farò per sempre. Non mi è concesso sognare, non mi è concesso sperare, non mi è concesso amare. Ecco, non lasciarmi ragionare sulle stesse cose. Un mondo di cloni, alla fine cresciuti tutti uguali, a cui vengono tolte le speranze. Se ci pensate, forse ci ricorda qualcuno. Agghiacciante rompe la calma estiva del Lido degli Scacchi, una tragedia di provincia tra muratori tatuati, anguille in umido, triangoli amorosi e seducenti cameriere, ma sempre
il solerte maresciallo Zimpano quello che vince. Calabro maresciallo Zimpano corre lungo i lidi ferraresi rincorrendo una maratona con cadavere, mare, valli, pinete, asparagi selvatici e un buon bianco in una trattoria con le tovaglie a quadretti. Questo è il set. Salutiamo il nostro pubblico. Ciao ciao! Siamo quelli del notiziario Bugliari. La nostra è una piccola rubrica. Sì. Per dare consigli. Consigli al nostro pubblico. Ma di cucina? No! No! Ma che cucina? Noi eventi. Eventi in generale. Teatro, teatro in italiano, teatro in dialetto, musical, concerti, sagre, sì, tutto quello che c'è. Non dimentichiamoci che anche il cibo ha la sua importanza. Divertirsi, l'importante è divertirsi. Settimana per settimana, se ci prestate un attimo d'attenzione, vedrete che belle cose che vi proponiamo. Sabato 23 aprile alle ore 21, con replica domenica 24 aprile alle ore 6, compagnia dialettale di Marzabotto presenterà L'arte arti brillanti di Valerio Fiorini, con la regia di Primo Gandò. Gertrude è una ricca negoziante che tiene suo figlio Pasquale, sua nuora Maria e la loro figlia Simonetta. Ovviamente la Gertrude vuole interessarsi anche del matrimonio della nipote, ma i genitori sono di diverso parere. Lunedì 25 aprile, ore 16, Teatro della Tresca presenterà Bella Ciao, ideato e diretto da Gianluigi Pavani. Uno spettacolo che, rivisitando canti e musiche popolari, ripercorre una parte della nostra storia italiana. Bella Ciao, Partire Partirò, Pellegrini che viene da Roma e tante altre, per rappresentare l'allegria, la fatica del lavoro, la nostalgia. Un panorama della nostra storia raccontata solo con canzoni popolari. Una produzione del Teatro Alemanni. Alemanni, sabato 30 aprile alle ore 21, Street Tango,
Passione di Tango, scritto e diretto da Daniele Pierantozzi e Silvia Pazzaglia. La magia del tango e le storie di passione, amore e vita quotidiana raccontate da una delle migliori compagnie di tango argentino. Rimarrete affascinati dai bravissimi ballerini nei coloratissimi costumi. Domenica 1 maggio alle ore 16, festa dei lavoratori dello spettacolo. Grande festa di fine stagione. Sul palco le compagnie per ringraziare il caloroso pubblico del Teatro Alemanni, con intrattenimenti e ospiti a sorpresa. Ricchi premi e cotillon. Assegnazione del premio Sganapino d'Oro, offerto da Wilt Emilia Romagna, alla migliore compagnia dialettale, miglior regia, miglior attore e attrice protagonista, miglior attore e attrice non protagonista, scelti da una giuria sorteggiata fra il pubblico. Partecipate numerosi. Mercoledì 20 aprile alle ore 17:30, un nuovo appuntamento del terzo ciclo di incontri, un tè con la poesia, presso il Grand Hotel Majestic, già Baglioni di Bologna, condotto da Cinzia Demi per l'associazione Estroversi. Presenti le autrici Isabella Panfido e Caterina Camporesi. Accompagnerà il percorso poetico la musica degli allievi del Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna. Mi raccomando, seguiteci, numerosi, andate in tutti i teatri, andate in tutti i cinema, dappertutto. E se non ci seguite, basta che ci guardate. Un caro saluto a tutti.